D'Onofrio, si è parlato tanto quest'estate dell'amatore, di quello che è accaduto, ma probabilmente da oggi sarà bene iniziare a pensare al futuro. Sì, l'obiettivo, noi non vedevamo l'ora di, appunto, di toglierci, metterci, buttarci alle spalle quello che è successo. È stata una pagina amara, non ci vogliamo piangere addosso, vogliamo ripartire, vogliamo continuare a fare pallacanestro a Pescara. Ci sarà concorrenza perché ci sono anche le altre società, però lo vogliamo fare nella maniera corretta, nella maniera giusta, e vogliamo assolutamente provare a riportare Pescara ai livelli e ai fasti, diciamo, che merita. Per l'amatori quello che inizierà sarà una sorta di anno zero. Sì, assolutamente sì, è un anno zero, però appunto, cioè, comunque c'è continuità con il passato, perché comunque la passione, l'amore e la voglia di, diciamo, di stupire e di regalare a Pescara qualcosa di importante non manca. Chiaramente cambiano gli attori, io dico sempre che cambiano gli allenatori, i giocatori, anche i dirigenti, passano, le società restano, e l'amatori deve restare impressa in questa città ancora per tanti anni. Come diceva anche lei prima, si riparte dalla Serie C Silver con altre due formazioni pescaresi. Sì. Questo cosa vuol dire? Ma questo vuol dire che speriamo che ci sia interesse in città, perché comunque i derby sono sempre delle attrazioni, sono sempre dei momenti di sport, diciamo, di uno spot per questo sport. Se ci si limita alla competizione sportiva e non si fanno diffide, lettere di avvocati, io credo che questa sia la cosa più bella che potesse accadere a Pescara. Magari non abbiamo la Serie A, ma abbiamo tre derby in Serie C Silver. L'amatori non si nasconde, vuole vincere il campionato. Noi sicuramente non possiamo considerare la C Silver, con tutto il rispetto per la C Silver, un campionato all'altezza di questa società. La C Silver è un punto di partenza, lo onoreremo, lo rispetteremo tutti gli avversari, ma è chiaro che l'obiettivo è quello di fare bene, molto bene.